Sono Silvia, ho 32 anni, faccio l'impiegata commerciale e ho l'hobby della musica. Mi chiamo Tain, ho 26 anni e suono la chitarra e canto in una band. Ciao, sono Federica, ho 18 anni e nella vita studio lingue. Sono Giulio, ho 30 anni. Mi sono laureato in discipline dello spettacolo e in storia del cinema. Sono Sergio, ho 22 anni e nella vita studio e suono il pianoforte. Sono una fan di Morgan perché mi piacciono i cantanti che fanno musica fuori dal comune. Sono un fan di Morgan perché mi piace i testi che scrive e fa musica alternativa in Italia. Sono una fan di Morgan perché trovo che le sue canzoni siano irresistibili. Io sono un fan di Morgan perché Morgan è una persona dalla vita avventurosa. Ammiro molto l'artista e il pianista Morgan, perché è una persona molto eclettica e geniale sul palco. Sono qui perché voglio vincere la cena a casa di Morgan. Sono qui per vincere questo programma, per poter conoscere Morgan, finalmente. Oggi sono qui perché voglio andare a casa di Morgan a cena. Voglio andare a trovare Morgan a casa sua. Sono qui per vincere la gara e sperare di cenare con lui. Tra l'altro sono in una delle prime case dove mi capita di capire che nella libreria tutti i libri sono stati letti, cioè sono stati parcheggiati lì dopo essere stati letti. Nella maggior parte delle case non funziona così, alcune sono per esibizione del libro, non ti mangiato delle olive, e altre stanno lì senza curiosità, hai capito? Senti, c'è della lattuga. C'è della lattuga. È vero, era una cosa bella. È molto bella perché in realtà i libri vera. Sono lì perché ce li ho messi io dopo averli letti, cioè li ho comprati, li ho letti e poi li ho imbaccheccati. Però li regali anche, è una cosa per me dolorosissima, io non posso regalare un libro, ne regalo un altro, lo stesso, perché non tornerà mai indietro il libro. Beh, che regalo. Puoi vedere che ci sono alcuni libri molto importanti in duplice o triplice copia. Per sicurezza. Questo significa che una volta letti me ne sono subito procurate delle copie. Bravo. Perché sapevo che li avrei regalati senz'altro, che mi piacevano troppo. E tant'è vero che poi parlando con persone magari con cui scambio opinioni, idee e amori vari, dici... Quel libro là mi piace molto, lo conosci? Uno dice no, allora tieni, eccolo, cioè è una cosa bellissima. Sì, io sono sempre al piano perché non lo suono mai, quando lo vedo divento pazzo. Qui comunque siamo nel sottosuolo, nella parte bassa della casa, anzi volevo far vedere che qui veramente sembra infinito questo posto, è fatto di tanti piccoli dettagli, eccomi. Intanto vi ricordo ovviamente la solita cosa, che un vero fan si riconosce da quanto bene conosce i testi delle canzoni. Prego. Non posso dire solo stupide frasi. Anche se na, mi piace essere i fiori. Non è detto che io debba fare il fiorista. Il questionario dei tre giorni è proprio fuori dal tempo. I professori sono quasi tutti fuori dal tempo. Mi piace la gente vivace. Non amo chi taccia col sente. Avete per caso già fatto i tre giorni? Ci mettiamo un po'. Basta. Un po' di maio. E poi lo mescoliamo. E facciamo. Che facciamo? E facciamo questo che non so neanche come chiamarlo. Una specie di. Un inguacchio che però a guardarlo potrebbe essere buono. Insomma, è un componente del panino. Senti un po'. È vero che io non l'ho visto, però mi hanno detto che il video di una delle canzoni del disco nuovo è ambientato una bocciofila. È vero? Nella bocciofila, sì. Nella Perché bocciofila tu hai la fissa per la tua vecchiaia? Io sono molto attratto dai vecchi e mi piacciono più dei giovani, onestamente. Perché la vecchiaia... È una condizione... Vecchi si nasce in alcuni casi. Beh, questo è verissimo. Però si diventa anche, no? Ma tu io mi sono insegni. Sempre, io sono sempre stata un po' anziana fin dagli esordi. Quindi non mi preoccupo. Che cosa pensi che sarà migliore nella tua vecchiaia rispetto a questa tua maturità? No, un allineamento. Perché sarà l'interno coinciderà con l'esterno, finalmente. Quando il corpo sarà totalmente in decomposizione, avrò ragione di avere le idee che ho. Oggi è ingiustificato. Sai che cosa dicono di te? Sì.
Vabbè, qualcosa lo saprai. Quello che ti dà più fastidio che sai che dicono di te e quello che invece ti piace di più? Dunque, a me non dà fastidio molto quello che dicono di me. Molte cose pensano che io sia particolarmente arrogante e particolarmente antipatico. E, beh, evidentemente, come dire, si riferiscono a quella che è l'apparenza. Dicono di te, ti dico questa, vediamo se la sai, che addosso a chiunque altro alcuni movimenti, tipo, non lo so fare perché mi slago una spalla, però, sarebbero buffi e non credibili. Su di te fanno figo e sono credibili. Ma perché io rido quando li faccio? Cioè, il fatto è questo, che diventa un modo di sdrammatizzare anche. Cioè, io fondamentalmente, come direbbe Battiato, non credo in quello che faccio. Quindi nel non credere in quello che si fa, ma nel senso non è che non ci credo perché io non ho autostima, ma perché è un tutto così, siamo nel mondo dello spettacolo, è una pantomima, è una questione, non va presa così seriamente come molti la prendono. Tra 5 minuti mi richiamerai, nel frattempo scrivo una canzone. 5 minuti, spero che mi dirai che fine abbiamo fatto noi. Ma il futuro proprio non va considerato. Chiudo gli occhi, ci sono io che raccolgo me stesso e assomiglio ai muri che trattengo. Parole che aspetto adesso spero non mi facciano male, anche se fossero vere. Questi panini, io vorrei fare un club sandwich, che è una cosa complicatissima, perché il club sandwich non lo farò come deve essere fatto, è difficilissimo il club sandwich. Teoricamente un club sandwich deve essere uguale a Tokyo, così come a Sydney, così come a Milano Marittima. Cioè se tu prendi, vai in un albergo, perché è nell'hotel che lo trovi, nella lista dei sandwich, cioè il club sandwich deve essere uguale dappertutto e non è mai così. Conosco alcuni alberghi dove il club sandwich è molto buono e mi piace sempre confrontare, perché gli ingredienti sono sempre quelli, però teoricamente dove, se quindi è fatto bene deve essere il uguale. Il club sandwich Morgan com'è? Il club sandwich Morgan lo stiamo vedendo adesso. È a caso? Vediamo. È a caso, però sicuramente 2 strati, perché il club sandwich ha 2 strati. Sto piangendo per la cipolla, sì. Non solo per le mie vicissitudini ormai note. Molto commovente. La vuoi smettere di dire le mie vicissitudini? Oh. Ormai note, dico. Basta, io non le so, figurati. Ma allora te le faccio sapere subito. No, ma perché ho bisogno di parlare. Un parco giochi, questo pazzesco, questa stanza è veramente Music Land. C'è di tutto, tutto suona, armonica, infatti devo stare attento perché ho appena pestato un leggio, che non è che ce n'è uno leggio, ce ne sono 8. Se tu cerchi un'armonica, prima mi ha detto Morgan, se c'è un'armonica andate 9. Questi non sono giochetti, questi suonano. Questa è una tromba forse barocca. No, non mi ci metto. Rischio di fare. Guarda, cioè non, io non parlo, è inutile che parlo. Guarda, questo è un rozzo, un Wurlitzer, un rozzo. Sintetizzatori a manetta. Quest'ultima volta l'ho visto in metropolitana a Roma, la fermata Laurentina. C'era uno che suonava questo strumento qui. E poi guarda quanti. Questo sarà un. Questo è un organo. Questi sono sempre sintetizzatori. Questa è la Roland famosa anni 80. Tagliando 82, credo che qui Duran Duran abbiano fatto vari dischi con questa Roland. Qui MS-20. Hai capito? Col Korg sintetizzatore MS-20.